Buonasera dalla Casa d'Energia, riprende il nostro ciclo di trasmissioni nero su bianco dedicata all'attualità, dedicata anche alla politica, perché poi andremo a sconfinare nell'anno nuovo quando ci saranno le elezioni regionali, le elezioni comunali e quindi sicuramente questa trasmissione poi diverrà il centro anche del confronto per quanto ci riguarda. Nel frattempo però riprendiamo appunto i nostri consueti appuntamenti e come abbiamo fatto lo scorso anno vogliamo iniziare con una chiacchierata insieme al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che saluto e ringrazio. Buonasera, buonasera. Bentornato. Con i nostri amici, compagni di viaggio, a cominciare da Fabio Mori, che è il padrone di casa, direttore di una casa d'energia rinnovata, già anche noi abbiamo cambiato, vedete, location all'interno, alle mie spalle tra l'altro si sta realizzando un bellissimo bar, luogo di incontro perché ho visto che ci sono dei bei tavolini, insomma un luogo che si sta rinnovando, Fabio. Molto sì, direi profumato. Sì. Pure profumato, molto lui profumato, o la casa d'energia? No, l'ambiente. Ah, l'ambiente, ok. Poi non ho sentito niente, però va bene, uguale. Vai pure. Direi i progetti sono tanti, ovviamente ci siamo interfacciati anche con il comune, con l'ente comunale, per l'apertura di questo circolo, che sarà un circolo culturale, affine poi anche alla sala lettura sviluppata con la Biblioteca di Arezzo nel maggio del 2018. Ovviamente la prerogativa principale, la volontà nostra è quella di creare sempre di più quel luogo d'aggregazione che poi è previsto all'interno del bando pubblico, all'interno di quella fascia che è l'Urban Center, che poi è un po', diciamo, il progetto cardine. Creare un luogo dove si possa esprimere le proprie idee senza nessun tipo di colore e senza in qualche modo essere al centro, diciamo, di critiche asettiche. Cioè si vuole portare soprattutto i giovani, che poi sono molto presenti, le scuole e associazioni, a parlare di sé e a parlare dei grandi progetti che appunto si stanno svolgendo sul suolo aretino. Ci sono tantissime associazioni, più di 200 associazioni qui ad Arezzo e provincia, che svolgono tantissime attività e che molte volte appunto non ne conosciamo la natura, ma che secondo me sono dei fiori da scoprire, insomma. Vi saluto poi Piero Franchini, che ha fortissimamente voluto continuare con piacere qui le trasmissioni, no, alla Casa d'Energia. Sì, visto appunto il successo di l'anno scorso, quindi siamo andati bene fino appunto a maggio inoltrato, e quindi ecco io credo che riproporre una trasmissione del genere dove tutti quelli che gli attori che dovranno essere qua e che quindi potranno aiutarci a capire meglio tutto ciò che avviene nella nostra città e quindi tutto ciò che avviene anche nella nostra politica e tutto ciò che di solito e certe volte non è molto comprensibile. Quindi ecco, noi cercheremo di star qui a vedere, di chiarire un po' le nostre cose, le nostre situazioni e tutto ciò che ci riguarda. Quindi ecco, l'appuntamento è appunto di qui al prossimo anno e quindi saranno tante serate e tanti begli appuntamenti appunto con gente importante. Saluto David Faltoni, che poi ci aiuterà di volta in volta anche in base ai temi. Allora, cominciamo con il sindaco. È stata un'estate, no, dove sono successe diverse cose, un po' complicata, non so se si può definire forse il periodo più difficile, no, di questa amministrazione. C'è stata l'alluvione, la tragedia che tutti noi purtroppo abbiamo dovuto raccontare, i danni, si è persa anche una vita umana, ci sono state le polemiche per quanto riguarda la cultura, c'è stata l'inchiesta Coingas. Ecco, di questi tre eventi, qual è quello che ha più colpito il sindaco? Insomma, indubbiamente l'alluvione del 26 di luglio, che purtroppo ha comportato anche una perdita umana, una vittima che inconsapevole si è avventurato in un percorso dove non sapeva di rischiare così tanto e che ha comportato praticamente l'uscita dell'acqua da un numero elevatissimo di fossi e torrenti, le strade ridotte a dei veri e propri canali, e quindi un momento bruttissimo per la città, dalla quale la città comunque si è risollevata. È stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, il governatore Rossi nei giorni successivi
è venuto a trovarci e ha chiesto a lui stesso la dichiarazione di calamità nazionale, cosa che è stata ottenuta, e quindi poi alla fine perlomeno, la vita umana purtroppo non ci possiamo fare nulla, ma perlomeno quelli che sono stati i danni subiti dagli aretini in qualche maniera verranno recuperati in tutto in parte. Quindi l'evento brutto, purtroppo eventi come questo si sono ripetuti negli anni, li ricordavamo questa mattina in giunta, 2016 l'evento diciamo meteorico legato al fortissimo vento del luglio e poi di nuovo un'alluvione a novembre, il 4 novembre del 2016. Quindi eventi meteorici che si continuano a ripetere, che diciamo segnano la città per quello che comportano in termini di danneggiamento, i cittadini che si trovano le case allagate, gli scantinati allagati, taluni di loro hanno anche locali interrati adibiti ad abitazione, quindi problema a dover buttare via divani, poltrone e quant'altro, un evento brutto. Gli altri che lei ha citato, diciamo per quello che riguarda la polemica sulla cultura, io la confino al bercio di un gatto, quindi una polemica che ha lasciato il tempo che trova, sicuramente veicolata in maniera strumentale semplicemente per dare una spallata politica a un operato che continua a ritenere assolutamente virtuoso per quello che riguarda l'investimento in politica culturale. Coingas è un brutto capitolo che ancora è in corso di definizione da parte della magistratura, ma che ho certezza che troverà soluzione con le colpevolezze che la magistratura vorrà individuare e che devono stare lontane, diciamo, da quelli che sono i tavoli della politica e della buona amministrazione. Lei ha ricevuto altre comunicazioni ufficiali rispetto a quello che avevamo detto? Io leggo tutti i giorni sui giornali, tutti i giornali cittadini, che io sono iscritto nel registro degli indagati. A me non è pervenuta alcuna informazione, quindi lo leggo dai giornali, sono contento che i giornali ne sappiano più del diretto interessato, ammesso che questo sia vero. Vedremo se è vero oppure no, io però non ho ricevuto assolutamente alcun tipo di comunicazione. Si svolge molto nei giornali oggi, quindi cioè, nel senso, i successi mediatici, ma diciamo che non sa che ce ne sono, sì, lo so. Diciamo, se questo mondo deve seguire un'etica, direi che non è l'etica corretta quella di avere le notizie lette sui giornali e non veicolate per i canali ordinari. Però questo fa parte dell'etica del giornalismo. Non mi interessa, faccio altro, mi occupo della mia città, lo faccio nel miglior modo possibile, di me scrivano quello che vogliono, di me il giudizio lo devono dare i cittadini e non i giornalisti. Allora, Chiara Salotti ha riepilogato quello che è accaduto proprio per quanto riguarda questa vicenda. Sentiamo. Era il 2 luglio scorso quando il caso Coingas è scoppiato con le perquisizioni nelle abitazioni di Franco Scortecci, attuale amministratore unico, di Alberto Merelli, assessore comunale, e Sergio Staderini, ex amministratore della partecipata. Le accuse che pesano ora nei loro confronti vanno dal favoreggiamento al peculato. Mesi di indagini ed un fascicolo di oltre 1000 pagine, una bufera che aveva travolto, oltre che alla partecipata, anche il comune di Arezzo. La procura infatti contesta consulenze salate e non necessarie affidate da Coingas a professionisti esterni per un valore di 448.000 euro. In particolare sono stati acquisiti documenti e informazioni su un primo incarico al commercialista aretino Marco Cocci per 140.000 euro e un secondo invece allo studio fiorentino Olivetti Rason, attività che erano state svolte a cavallo tra il 2018 e il 2019. L'ipotesi della procura è che i contratti con i due studi fossero per attività non necessarie, per importi ritenuti abnormi e che non avrebbero rispettato le procedure di trasparenza e evidenza. In tutto sono 9 gli indagati, oltre a Merelli, Scortecci e Staderini, nel registro degli indagati anche la contabile Mara Caccioli, chiamata dalla pensione per sistemare la questione delle consulenze d'oro da registrare a bilancio. Per lei l'accusa è di abuso d'ufficio. Per lo stesso reato la procura procede anche nei confronti del presidente di Estra, Francesco Macri, accusati invece di favoreggiamento il sindaco del comune di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'avvocato Stefano Pasquini. Nel registro degli indagati è finito anche l'avvocato Pierettore Rason, accusato di peculato. Infine, dopo la pausa estiva sono già scattati i primi interrogatori. Dopo Staderini e Caccioli, negli uffici della Digos erano stati convocati anche Franco Scortecci e Marco Cocci, audizioni concluse con un nulla di fatto nel primo caso perché è saltato l'interrogatorio
territorio, nell'altro invece tutto è slittato a causa di un impegno dell'avvocato difensore. Davide, al di là di quelli che saranno ovviamente gli esiti, e quindi ogni giudizio è inevitabilmente sospeso, no, sul merito, c'è invece, non so, da un punto di vista ecco, politico o di altro qualcosa che vuoi sottolineare? Allora, no, io l'unico aspetto che vorrei sottolineare che è questo. Che Coingas, mi sembra ora di recente, ha convocato l'assemblea per annullare questi contratti e mi sembra su richiesta proprio del sindaco, quindi non lo so, come lo non da un punto di vista delle indagini né da un punto di vista neanche di opportunità economiche eccetera, ma da un punto di vista politico è forse una sconfessione di fatto delle persone che hanno amministrato questi enti che oggi quindi l'assemblea chiede la revoca, oltretutto mi sembra di aver letto che chiede proprio di intraprendere azioni di responsabilità nei confronti di questi, non è così? Comunque ecco, sì. Allora, durante l'ultima assemblea di Coingas è stata diciamo proposta da me, ma perché in realtà il presidente non lo faceva, ma era un'azione che era stata concordata con la Presidenza, è stato chiesto di valutare l'eventuale nullità dei contratti in essere sui quali si è appuntata l'attenzione della Procura. Questo perché tra questi contratti ce ne sono ancora alcuni attivi, quindi ancora Coingas dovrebbe teoricamente mandare avanti dei contratti sui quali pende un giudizio da parte della Procura dello stesso motivo, e quindi il Presidente aveva chiesto un'ulteriore consulenza legale per capire se questi contratti erano correttamente formulati o meno. Si è valutato insieme anche, devo dire, poi in realtà l'ideatore di questo meccanismo è stato il Segretario Generale del Comune di Arezzo, che forse più che fare un'altra consulenza, un altro legale che avrebbe comportato forse anche altri problemi, era quello di chiedere alla magistratura di verificare la sussistenza della nullità o meno dei contratti. Qualora la magistratura dovesse propendere per questa opportunità, cioè dichiarare nulli i contratti per difetto di diciamo contrattualistico, a quel punto nascerebbe il tema di procedere con un'azione di responsabilità nei confronti di chi quei contratti ha sottoscritto. Ecco, comunque di fatto cioè, l'amministrazione comunale prende le distanze diciamo, da questo operato. Più che altro ci vuole vedere chiaro. Ecco, quindi ok. Ma io però vorrei chiedere un'altra cosa al sindaco, perché in tutto questo periodo, fra 4 mesi inizia la campagna, fra 3 mesi inizia la campagna elettorale effettiva. Come se lo spiega che le opposizioni, per esempio su questa vicenda, io non ho visto né un commento né una presa di posizione, non sempre da un punto di vista di politica, parlo, chiaro che la magistratura, realtà, le indagini faranno… l'hanno fatto. In realtà l'hanno fatto. Ma no, via, ora siamo obiettivi. Ha fatto anche conferenza stampa. Ha fatto conferenze stampa, si sono accaniti nei confronti del sottoscritto, sì, ci mancherebbe altro che me la passassero. Hanno fatto anche interrogazioni in Consiglio Comunale alla quale ho risposto leggendo un documento che mi ero preparato, perché essendo in corso l'indagine della magistratura le parole vanno pesate, e ho spiegato la mia posizione personale al di là del fatto che io sia o meno indagato. Piero. Sì, ecco, io visto appunto questa estate calda, come si dice, e quindi mi sono fatto delle mie piccole idee, che sono appunto quelle che credo che sia il caso, come dice appunto il sindaco, di vederci chiaro su tutte le cose che poi passano, visto perché anche noi quando da cittadini andiamo a pagare le bollette non è che vengono regalate, ma sono abbastanza salate. Quindi ecco, io credo che appunto i soldi che vengono diciamo presi da queste bollette, quindi messi insieme, non vengano poi in qualche modo sperperati, se così fosse. E quindi ecco, io però ecco, vorrei dire quanto è pesato tutto questo,
questo periodo, diciamo, ecco, nel, soprattutto diciamo, nella persona del sindaco, perché chiaramente molta gente si diceva, per dire, no, che il sindaco si era un po' abbacchiato, si era un po', diciamo, stancato, insomma, no? Perché è uscito fuori, sono uscite fuori. Quello è il vice sindaco che ha fatto il suo discorso. Forse vi sbagliate. Camurrini si è abbacchiato. Sì. Il sindaco. Sì, sì. Non sono mai abbacchiato. Sì. Certo, bene, non ci sono rimasto a vedere il mio nome collegato a un inganno. Quindi ecco, il sindaco è in buona salute, insomma. Il sindaco è. Giudicatelo voi. Ecco, quindi, appunto, secondo voi? Ecco, allora. Chiaramente uno non ci rimane bene quando vede il proprio nome scritto sul giornale a proposito di un'inchiesta che comporta il sospetto di un utilizzo improprio del denaro pubblico, ma è un fatto che uno ci rimane male, poi sapendo di non aver fatto nulla, non è che non se ne cura, però di fatto io continuo a fare il mio lavoro con l'entusiasmo del primo giorno, anzi, se vogliamo, ancora con più entusiasmo, perché di fatto quello che questa città ha lavorato in questi 4 anni e mezzo, secondo me, è un po' sotto gli occhi di tutti. La città è cambiata, questo non lo dovrei dire io, lo dovrebbero dire i cittadini, ma di fatto si percepisce un'atmosfera diversa in città, non c'è più quell'abbacchiamento che c'era a inizio mandato quando scoppiò il caso Banca Etruria. È una città che secondo me sta ritrovando, ha ritrovato e continuerà a ritrovare in maniera sempre crescente la fiducia in se stessa. Non è un caso che l'economia in qualche maniera comunque tiene. Certo, gli stipendi alla fine del mese poi sono corti un po' per tutti, però la città, torno a ripetere, ha uno spirito di iniziativa che ha ritrovato con grande vigore. E io credo che un piccolo tassello, un piccolo massa di calcestruzzo in questa direzione ce l'ha messa anche l'amministrazione comunale, che ha molto investito in cultura, e così veniamo anche all'altro tema che so che vi sta tanto a cuore, che è quello dell'investimento sulla cultura. La cultura attraverso poi il turismo porta in città ricchezza. La nostra città è cambiata moltissimo, io lo vedo perché frequento la parte alta della città, il comune e da poco tempo anche casa mia tutti i giorni, ma vedo una frequenza in piazza Vasari, in piazza del Comune, in piazza del Duomo, in piazza San Francesco e quindi necessariamente dentro gli edifici che su queste piazze si affacciano, che non esisteva prima. I numeri ci danno ragione, il turismo è cresciuto da quando siamo ad amministrare questa città del 63%, quindi tutto quello che il turismo e oltretutto il turismo di un certo tipo si porta dietro in questo momento è un bagaglio di crescita economica della città. Io credo che questo sia sotto le mani di tutti e quindi io sono contento, ho ancora più entusiasmo di prima. Mi preparo a fare la corsa finale per vedere quello che succederà il prossimo anno. Io mi voglio presentare alla soglia delle elezioni amministrative del prossimo anno nel modo migliore, cioè come un sindaco che ha fatto il suo dovere per 5 anni e ha creato un sistema di ricchezza e di fiducia nella propria città che fino all'inizio di questo mandato non esisteva. Poi, ripeto, saranno i cittadini che dovranno giudicare. Ecco, a proposito di questo, allora dopo ritorniamo anche sul discorso della cultura, no? Però la domanda, perché ancora c'è aleggia il dubbio sulla ricandidatura, perché in queste ore, no, si è riletto di nuovo l'ipotesi di una candidatura alla Regione Toscana in una lista dei, diciamo, di amministratori del centrodestra. C'è questa tentazione o no? Allora, quello che io ho letto sul giornale, ancora una volta l'ho letto sul giornale, perché io sono stato con i miei colleghi sindaci, devo dire amici, Anton Francesco Vivarelli Colonna e Luigi De Mossi a Petriolo 2 giorni fa per discutere con Confartigianato dei temi della Toscana meridionale, che andavano dal tema delle infrastrutture, al tema della difficoltà di accesso al credito, alla capacità delle amministrazioni di influire sul sistema di prelievo fiscale per far sì che le piccole e medie aziende, in quel caso manifatturiero, subissero meno di altri questa pressione fiscale. Però tra noi sindaci non si è parlato assolutamente di candidature, tantomeno si è parlato di una lista civica dei sindaci. Certo, l'idea è interessante, credo che l'abbia elaborata Luigi De Mossi, è un'idea interessante. Non c'è dubbio a questo proposito che io ora parlo da diciamo sindaco, quindi amministratore civico, ma che è stato eletto nell'ambito di una condivisione politica di centrodestra. Non c'è dubbio che se il centrodestra si vuol porre il tema della conquista
della Regione Toscana a livello amministrativo non possa che cercare di candidare uomini, e fra questi ovviamente il Presidente, che meglio di altri hanno operato nei territori della Toscana. E credo che in questo tipo di scelta, la scelta di un sindaco rappresenti, a mio modo di vedere, una scelta oculata, perché oggi i sindaci sono massimamente visibili, sono coloro che portano le responsabilità per i propri territori in vari ambiti, dalla sicurezza alla crescita economica, alla cultura, al turismo, alla capacità di gestire la cosa pubblica in termini di aziende partecipate, ai servizi. Quindi sono gli uomini che più di altri possono essere visti. E se hanno ben operato, secondo me, hanno nel loro cromosoma anche la possibilità di ben figurare, di ben operare per quello che riguarda una scelta alla presidenza regionale. Questo non vuol dire che ambisco. Certo, se qualcuno me lo dovesse chiedere, Alessandro Ghinelli è a disposizione del centrodestra per quelli che potranno essere gli obiettivi migliori per i quali si può spendere. In primis la mia città. Io ho fatto un contratto con gli aretini 5 anni fa, mi hanno eletto. E ho fatto e continuerò a fare fino all'ultimo giorno il sindaco di Arezzo nel miglior modo possibile. Ho dato disponibilità a una ricandidatura che mi è stata sottoscritta da tutte le forze politiche che hanno contribuito alla mia elezione nel 2015, però se qualcuno, e sapete benissimo che è stato chiarito che il tavolo che deciderà la candidatura alla presidenza della Regione Toscana non sarà un tavolo regionale ma sarà un tavolo nazionale, se a livello nazionale le forze di centrodestra dovessero in qualche maniera pensare che un sindaco è il soggetto migliore per poter rappresentare tutto il centrodestra alle elezioni per la Regione Toscana. E se per caso questo sindaco dovesse essere Alessandro Ghinelli, io sono a disposizione. Questa è la mia posizione. Non è il sindaco della Lega, quindi, per come si legge, da quel che dovrebbe essere il sindaco. Io so che loro si devono ancora vedere e che hanno deciso congiuntamente, e credo anche molto responsabilmente, che in Toscana, cioè la Toscana, intendiamoci bene, si dice da più parti che da parte del centrodestra è contendibile, ed è vero che è contendibile, ma da essere contendibile a essere vinta ci corre tutto un periodo che è quello che rappresenta la campagna elettorale, nel corso della quale il centrodestra deve dimostrare A, di avere idee chiare su quello che può essere il futuro della Toscana in termini di cambiamento rispetto a quello che questa giunta regionale non ha fatto e avrebbe potuto fare. B, deve essere rappresentata da persone che le consentono di fare in Toscana il salto di qualità. Ma soprattutto, a mio modo di vedere, se vuole veramente pensare di vincere, deve allargare la base elettorale, perché il solo voto deve convincere i rossi, insomma. Deve convincere quelle frange, probabilmente di centro, che più di altre possono essere inclini al cambiamento. Allora, in tutto questo sta a significare che di fatto i sindaci civici hanno forse più chance che i sindaci che appartengono a un partito. E questo è un discorso che hanno fatto responsabilmente i vertici nazionali delle tre forze di centrodestra sulle quali si basa lo zoccolo duro della elezione in regione. Ma non possono prescindere, per questo l'idea di De Mossi secondo me non è sbagliata, dal fatto che esiste una civicità diffusa e particolarizzata, perché il sindaco civico di Arezzo è diverso da quello di Siena, è diverso da quello di Grosseto, che rappresentano però l'elemento più credibile di tutta la coalizione. E quindi se questi sindaci hanno fatto bene, forse è fra loro che anche i partiti di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, dovranno e potranno scegliere il candidato migliore. Non hanno detto lo deve esprimere la Lega, lo deve esprimere Fratelli d'Italia, lo deve scrivere l'altro. Sì, un'aspirazione c'è, ma alla fine il buon senso e la grande voglia di vincere c'è, e allora per vincere bisogna fare la scelta giusta. Quindi ad oggi, diciamo, vale quella sottoscrizione della candidatura su Arezzo, però se, se arriva la richiesta, ovviamente sarà valutato. Sono a disposizione, e con questo chiarisco anche la mia posizione assolutamente personale. Io ho fatto carriera all'Università di Firenze, alla mia età la mia carriera volge verso il termine. Io in questo momento mi trovo nelle condizioni di essere in aspettativa obbligatoria per incompatibilità tra la figura di professore universitario e quella di sindaco di un capoluogo di provincia. La mia storia professionale la conoscono tutti, ho fatto anche il consulente strutturista e soprattutto in ambito sismico e geotecnico. La società di ingegneria che ho contribuito a far crescere e che ha sede a Firenze l'ho lasciata nelle mani dei miei allievi, non c'ho più nulla a che fare, vado ogni tanto a trovarli perché mi chiedo un consiglio, ma in realtà la mia vita comincia e finisce tutti i giorni a Palazzo Cavasso.
Allora, torniamo sulle polemiche legate alla cultura. Risentiamo un attimo, visto che citavi l'opposizione, una delle conferenze stampa che hanno fatto quest'estate, e sentiamo quali sono i temi che hanno sollevato, in particolare sul Rago Festival. Qual è il contatto scientifico? Con quali criteri sono state scelte i pezzi da mettere nel festival? Della varietà? Non lo so, perché non c'è niente di rado. C'è soltanto un'opera scartata dalla storia, dimenticata dalla storia, che non aveva ragione di essere più riproposta. Non si placa il dibattito che si è acceso in città sulla cultura, ad infiammare alcuni animi il bilancio della Fondazione Guido d'Arezzo e soprattutto il capitolo di spesa del Raro Festival, 666.000 euro per i 10 giorni dell'evento di lirica dell'estate aretina. Si tratta di circa un terzo dell'intero bilancio annuale della Fondazione che si occupa di cultura nel comune di Arezzo. E adesso torna all'attacco il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo. Iniziamo dal nome. I tre quarti dei costi sono stati dedicati a un'opera che definirla rara mi sembra quasi impossibile, è ossimorico, perché se La Traviata di Verdi è un'opera rara, questo è un ossimoro culturale, musicale, è l'opera più rappresentata del mondo. C'è un'altra cosa da dire, che oggi la musica rara non esiste, perché la musica rara è un concetto del secolo scorso. Oggi con il web la rarità non è altro che un difetto della musica. Se continua a essere rara significa che nessuno la vuole ascoltare. Altro capitolo invece è quello dedicato alle mostre organizzate dall'amministrazione comunale aretina, definite dal Partito Democratico nascoste. Giusto che il necator di Castica, colui che ha deciso di fare l'eutanasia a questa manifestazione culturale apprezzata in Italia e dappertutto, perché ormai il mettere le arti fuori a contatto con il pubblico, in modo che il pubblico si inciampi e abbia la necessità quasi fisica di rapportarsi e chiedere che cos'è, chi ha ucciso questa forma ad Arezzo e solo per Arezzo, ha prodotto poi che cosa? L'arte nascosta. E in certi casi dico ha fatto anche bene. Il PD infine punta il dito anche più in generale sui caratteri risvolti delle politiche culturali dell'amministrazione Ghinelli. A partire appunto dal fatto che non è stato scelto e individuato un assessore alla cultura, il sindaco è stato una delega, ma noi riteniamo che un aspetto così importante per la vita della città, per lo sviluppo della città, fosse necessario individuare una figura competente in questa materia che potesse appunto dare un indirizzo importante. L'altro problema che abbiamo evidenziato è senz'altro il problema della Fondazione Guido Monaco. La Fondazione, che come strumento in sé per sé può essere uno strumento assolutamente importante, che garantisce una snellezza maggiore rispetto all'amministrazione comunale, però si è rilevata poco trasparente. Noi avevamo già chiesto in sede di approvazione in Consiglio Comunale che ci fossero dei sistemi di controllo e di garanzia a appannaggio del Consiglio Comunale. Non è stato possibile farlo ed oggi chiediamo con forza che tutte le spese sostenute da parte dell'amministrazione comunale e della Fondazione per l'organizzazione delle mostre vengano resi pubblici. Allora, prima di sentire il sindaco, volevo sentire da Fabio Moghi, che si occupa anche, no, di cultura, dopo entreremo nel dettaglio anche di quello. Ci provi. Volevo sapere cosa ne hai pensato quando hai sentito, diciamo, questa polemica, se si può, diciamo, giudicare solo dal punto di vista economico, non anche sul contenuto, l'organizzazione, no, di un festival o di mostre, cioè solo il dato squisitamente del soldo. Sì, no, io credo, sì, poi nel senso si riconnette poi anche a quella cosa dei soldi pubblici e tutto, poi lasceremo, diciamo, la magistratura che farà il suo corso. Io da quando, diciamo, amministro questo splendido immobile pubblico, veramente ho potuto vedere, come diceva il sindaco prima, che la città è fervida. Cioè è una città dove ci sono tante persone che hanno veramente delle idee che sono fuori dal comune. Quindi ci sono, come dicevo, tante associazioni, ma anche tanti singoli che vengono qui e cercano in qualche modo poi quella funzione che ha questo luogo di incubatore, cioè cercano una persona o, diciamo, un ente, in questo caso dovrebbe essere, diciamo, più l'ente pubblico che in qualche modo aiuta i progetti nella loro estrinsecazione, però vengono anche qui e fanno vedere le proprie idee. Ecco, ci sono delle cose veramente fantastiche. Io credo che i soldi che la pubblica amministrazione può mettere a disposizione debbano essere orientati verso il basso, cioè debbano riandare ai cittadini, debbano andare alle associazioni, ai singoli che hanno delle idee e che possono veramente portare un indotto positivo in città
e far vedere quelle elite di cui il nostro territorio è veramente pieno. Quindi, secondo me, una strada potrebbe essere quella, diciamo, che è stata percorsa anche per questo luogo, cioè l'indizione di gare pubbliche, cioè cercare di capire, fare dei, diciamo, dei concorsi di idee, far vedere, diciamo, quello che la gente ha da mettere sul tavolo e in qualche modo destinare dei fondi per far crescere dei progetti che veramente, secondo me, meritano. Mi ricollego un attimo a quel progettino che stiamo facendo noi. Ovviamente, come Casa dell'Energia, qui di soldi ne girano veramente pochi, però ovviamente daremo un gettone a quei disegni, a quelle opere che in qualche modo riassumono quello che oggi è l'animus di Casa dell'Energia, cioè una struttura ecosostenibile che garantisce, diciamo, un livello di economia circolare e di basso impatto ambientale all'interno della città, cioè come si è potuti passare da questa archeologia industriale che conosciamo tutti. Questa era la fonderia Bastanzetti, quindi si bruciava negli altiforni e si occupava appunto di metallurgia. Oggi si fondono le idee, come siamo qui oggi noi appunto nella fonderia delle idee, e quindi abbiamo lanciato questo contest che partirà in novembre e che premierà, se mi mandi la copertina, si chiama Art Energy, è proprio in collaborazione con i ragazzi di Arezzo TV, e premierà i migliori elaborati che poi saranno affissi fronte strada nel nostro nuovo marciapiede che permette una connessione col parcheggio Rossellino e con il Francesco Redi, molto utile anche per la nostra fruizione. Infatti questo è stato, diciamo, per me un gesto importante per Casa dell'Energia da parte dell'amministrazione di Arezzo, quindi permettere la fruizione, arrivare bene a Casa dell'Energia senza uscire e essere investiti magari dalle auto. Ecco, premieremo, diciamo, i migliori elaborati, in cui disegniamo il futuro di Arezzo, quelli che riassumono, diciamo, un po' la nostra terra, ovviamente con uno sguardo all'ambiente. Noi abbiamo aderito al Friday for the Future, quello portato da Greta Thunberg, e insomma vogliamo ripartire da qui, da questa economia circolare, da questa biodinamicità e dalla riconversione di questo edificio che oggi, diciamo, è diventata Casa dell'Energia, ma è anche un po' la casa di tutto Arezzo, insomma, di tutta la città. Bene, complimenti per l'iniziativa. Adesso ci fermiamo un secondo e poi rispondiamo col sindaco, insomma, anche alle cose che abbiamo sentito. Insieme di nuovo alla Casa dell'Energia Nero su Bianco con il sindaco Alessandro Ghinelli. Allora, prima abbiamo sentito, insomma, alcuni dei temi che sono stati lanciati in estate dall'opposizione. Abbiamo sentito Macri, Caneschi, poi c'è stata anche la, diciamo, la presa di posizione di Angelo Rossi, che non so se definire o no opposizione, comunque sono state, insomma, critiche. Lei come la definisce? Sembrerebbe di sì, però sul contenuto, al di là del partito che lui, no, che è un consigliere di Forza Italia, però certamente sembrava di ascoltare un consigliere sicuramente dell'opposizione, neanche dei più moderati, forse almeno per questa vicenda. Forse è stata la vera opposizione. La vera opposizione. Qualcuno poi ha mischiato dicendo con i soldi della cultura, no, si poteva sistemare il rischio idrogeologico, insomma si è sommato un po' di cose forse che non c'entravano molto. Comunque, che cosa rispondiamo? Ma è una serie di considerazioni. Anzitutto, diciamo che il consigliere Caneschi sbaglia più volte. La fondazione non si chiama Guido Monaco ma Guido d'Arezzo, e sarebbe opportuno che tutti ricordassimo che il corretto nome a cui riferirci è Guido d'Arezzo. Questo perché nel mondo Guido d'Arezzo è conosciuto, e Arezzo è conosciuta prevalentemente, se non esclusivamente, perché ha dato i natali all'inventore di un linguaggio universale che è il linguaggio della musica. Da cui la volontà dell'amministrazione, in quel caso dell'assessore alla cultura, poi veniamo al punto, di lasciare il nome alla fondazione che gestisce tutta l'offerta culturale aretina con il nome di Guido d'Arezzo, perché è il più rappresentativo e unico soggetto che nessuno ci potrà mai togliere. Questa primogenitura, questa unicità è solo di Arezzo. Il linguaggio universale della musica nasce qui. Dunque, l'assessore alla cultura, diceva Caneschi, diceva lui, che occorreva nominare un assessore competente, con il che mi dà dell'incompetente. Ora, sentirmelo dire da lui in ambito culturale francamente mi fa un po' sorridere.
Vorrei ricordare che non ho nominato un ulteriore assessore, perché avrei dovuto nominare un assessore in più, per contenere per quanto possibile il numero della giunta, per dare a questa la possibilità non solo di lavorare in maniera più snella, ma anche per qualche verso anche contenere dei costi. Era destinato a ricevere la delega della cultura lo stesso assessore che aveva quello delle attività produttive e del turismo, perché la cultura oggi significa turismo e significa risorsa economica. L'assessore Comanducci mi pregò di non dargli questa responsabilità, perché per lui era un carico troppo elevato, troppo pesante e sul quale sentiva di non avere competenze, per cui me la sono tenuta per me. Il lavoro che ho fatto come assessore alla cultura credo che si veda. La nostra stagione culturale si compone di eventi espositivi di primissima importanza. Ora noi abbiamo esposto sia sulle piazze, quindi anche quello che sostiene il dottor Macri non è completamente vero, cioè la nostra capacità espositiva è in tutta la città, così è stato per Aseves, così è stato per Ivan Timer, così è stato ed è per Mimmo Paladino. Certo, una parte poi abbiamo deciso di esporla in un contenitore assolutamente eccezionale, di cui ovviamente lui quando era assessore alla cultura non poteva disporre perché era in corso di ristrutturazione, che è la Fortezza. La Fortezza è stata definita da più parti come uno dei migliori, forse il miglior, contenitore italiano per la scultura, per l'arte tridimensionale. Questo non lo dico io, l'hanno detto illustri uomini d'arte e di cultura, uno fra tutti Vittorio Sgarbi, altra persona che sull'ambito dell'utilizzo della Fortezza si è espresso positivamente è Massimo Cacciari, che diciamo politicamente non la pensa. È anche venuto tra l'altro. È venuto qua, ha visto la mostra, ne è rimasto affascinato. Oltretutto Massimo Cacciari, non richiesto, ha fatto un endorsement sull'utilizzo della Fondazione Guido d'Arezzo come fondazione culturale per veicolare l'offerta culturale di una città come una scelta brillante, intelligente e l'unica oggi che si possa proporre per veicolare veramente la cultura da parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi io mi sento assolutamente indenne dalle critiche che mi hanno fatto. Però su un punto, anche qui mi viene da replicare, quando il dottor Macri dice se un'opera non l'abbiamo mai sentita per secoli, forse era giusto che non la sentissimo. E oltretutto che la musica rara è la musica dello scorso secolo, non di questo secolo, perché con internet la musica è alla portata di tutti. Beh, non è vero, o perlomeno non sono io a dirlo che non è vero, sarebbe bene che il dottor Macri lo spiegasse al maestro Renzetti, che è una delle bacchette più importanti italiane e l'idea del Raro Festival è la sua. E quindi un festival che proponga sì opere rare, opere scarsamente o mai rappresentate, ma ovviamente per poi attrarre le grandi masse di pubblico anche opere di larghissima diffusione. E veniamo quindi anche alla Traviata. La Traviata è sicuramente l'opera più rappresentata al mondo, ma questa rappresentazione, e chi ha avuto la fortuna di venire ad assistervi non potrà dire il contrario, è la rappresentazione più suggestiva, più importante, più emozionante di Traviata. La Traviata degli specchi, inventata da Svoboda tanti anni fa, che propone di fatto il pubblico come parte integrante dello stage e dei cantanti e della musica. Quindi un'opera a suo modo unica, certo molto rappresentata. Io sono convinto che l'operazione Raro Festival, che è nata da un'idea del maestro Renzetti, di Donato Renzetti, ma che di fatto poi si è sviluppata con un'attenzione particolare da parte non soltanto della Fondazione Guido d'Arezzo, ma lo voglio ricordare, noi abbiamo trovato per strada un media partner di primaria importanza che è Arezzo Classica, che è Sky Classica, la quale ci ha consentito attraverso un vettore internazionale di proporre il Raro Festival a 9 milioni di spettatori, 9 milioni di appassionati di musica. Quindi la prima edizione è stata ben frequentata. La prossima, che faremo il prossimo anno, sarà quella che dovrà consacrare sicuramente la importanza di un festival musicale in una città d'arte come la città di Arezzo, che dedica alla musica le sue energie migliori. Lo schema che ho voluto dare, imprimere a questa manifestazione, deriva dall'idea dello stesso Renzetti,
che è ben consapevole di quanto un altro festival che ha un altro nome e che è stato un vettore fondamentale per la crescita di una città come Spoleto, che è stato il Festival dei Due Mondi, ha comportato per quella città. Quando Menotti andò a proporla a vari sindaci delle Marche, molti gli dissero di no. Accettò soltanto l'allora sindaco di Spoleto. Spoleto, grazie al Festival dei Due Mondi, è diventata una città internazionale, una città di grandissima rilevanza, una città che del turismo ha fatto una vera industria. Bene, Arezzo si è affacciata da pochi anni a questa parte a un mercato turistico rinnovato, consapevole e dedicato soprattutto alla visitazione dei grandi monumenti, delle grandi opere d'arte e delle manifestazioni che questa città gli propone. Un festival musicale a vasto spettro, che va dalla lirica alla musica classica alle rappresentazioni rock, è la risposta migliore, l'offerta migliore che questa città possa dare nel mercato della musica. Dai. Allora, io sindaco le volevo chiedere, volevo fare una constatazione. Durante il suo mandato Arezzo, vabbè, ha perso la banca, c'è stato il trasferimento, ha perso la ASL, diciamo, è finita la direzione, quindi è finita Siena, e i cosiddetti corpi intermedi attualmente ad Arezzo, vedi l'associazione industriale e abbiamo il presidente che è di Siena, il direttore mi sembra di Grosseto, viceversa, e le industrie sono Arezzo, ma così come anche le altre associazioni di categoria oramai non hanno più una grossa rilevanza. Non ci sono più figure di spicco, attualmente non abbiamo parlamentari aretini e non solo, c'è anche la struttura come il centro affari e convegni che doveva essere un po' a livello regionale una compensazione per Arezzo per la mancanza di rispetto ad altre città che magari chi aveva l'università, chi prendeva altre cose, noi dovevamo avere il polo fieristico. Le notizie che ho io che non è stata pagata la 14ª negli ultimi tre stipendi, due o tre stipendi, né agosto né settembre. E quindi le volevo chiedere, considerato che lei presumibilmente sarà il prossimo candidato, lei per il 2030 come la vede Arezzo? Come un interland di Siena e di Firenze o pensa che sia possibile riportare quella centralità a questa provincia, a questa città che merita? Perché per essere un interland secondo me siamo troppo lontani. Ma domanda complessa la sua, che veramente affaccia una molteplicità di temi. Alla base di tutto io credo che vorrà convenire con me che lo schema nel quale Arezzo oggi si trova ad operare, che è lo schema di area vasta, che è uno schema che nasce per sostituirsi in sostanza allo schema provinciale di gestione dei servizi, che era così prima della Del Rio, e mi riferisco ai servizi di tipo sanitario, mi riferisco ai servizi di tipo igienico-ambientale, mi riferisco al gas, no? All'acqua. Era basato su una logica e su una struttura amministrativa basata sulle province. La Del Rio sostanzialmente azzera le province, gli enti regionali cominciano a ragionare, ma non tutti, la Toscana è passata avanti a tutti e ha organizzato dei sistemi di area vasta. Ha creato tre aree vaste in Toscana, una è quella che vede il sud della Toscana con la presenza delle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto, poi c'è l'area centrale fiorentina che arriva fino a Pistoia, arriva fino a tutta la piana di Firenze e diciamo quindi l'area centrale della Toscana e poi il lato costa, che nel quale è presente Pisa e altre città della costa. È uno schema nuovo, non è uno schema nuovo, non esiste l'area vasta come ente amministrativo, esistono le ATO, quindi gli ambiti territoriali ottimali per ciascun tipo di servizio erogato. Noi ci troviamo con Siena e con Grosseto a gestire contestualmente la sanità, i rifiuti, in parte il gas, perché nel gas invece siamo insieme a Siena e a Prato, non a Grosseto. C'è una grossa confusione, non c'è una struttura amministrativa ragionevolmente efficiente che si occupi di questi temi e ce ne accorgiamo. Perché i servizi, a meno che non si intervenga in un certo modo, che poi dirò, sono scadenti come qualità di servizi in sé per sé e diventano via via più costosi. Questo è il caso della sanità.
sanità toscana era l'eccellenza, una delle eccellenze nazionali. All'interno della sanità toscana quella retina era, per sua virtù e grazie anche agli apporti che enti come il Calcit hanno prodotto per anni, era una sanità che era al vertice in Toscana. Negli anni tutto ciò si è impoverito e i servizi erogati nei confronti dei cittadini sono sempre più scadenti. Mi risulta che invece la spesa sanitaria regionale cresca progressivamente di anno in anno. Quindi un esempio di scarsa efficienza, perché probabilmente l'efficienza del sistema di Aravasta Toscana Sud non è tale. Vivo molto più da vicino quello dei rifiuti, perché mi trovo nella posizione, che non mi sono cercato ma mi è toccata perché c'è una ciclicità di investimento di cariche che prevedeva che dal 2016 alla fine del mio mandato il sindaco di Arezzo fosse il presidente del lato Toscana Sud per i rifiuti. Quindi io sono presidente del lato che tratta i rifiuti da 4 anni. Questo da 3 anni. Questo comporta che conosco meglio quel settore che non ad esempio quello sanitario o addirittura quello del gas. Ato Toscana Sud è un soggetto che è riuscito a far funzionare le cose meglio degli altri ATO. Prima di tutto è in autonomia impiantistica, quindi il rifiuto prodotto nel lato Toscana Sud dalle province di Arezzo, Siena e Grosseto viene raccolto e viene macinato, utilizzato, termovalorizzato e differenziato tutto in impianti che stanno nella Toscana Sud, non altrettanto nella Toscana Centro. Firenze, la Piana Fiorentina, non ha impianti sufficienti a smaltire i rifiuti che produce. Questo comporta una dissimmetria di efficienza, per cui Ato Centro è costretto a chiedere agli altri Ato, Sud e Costa, di smaltire i rifiuti che essa produce. È ovvio però che fin tanto che gli Ato sono separati, Ato Sud è in grado di accogliere una parte dei rifiuti fiorentini, ma è in grado, siccome sono recettore di materia che non produco io, di determinare dove portarli e a che prezzo far pagare lo smaltimento nei miei impianti. E questa capacità contrattuale potrebbe venir meno se il disegno del governatore Rossi di creare un ato unico regionale dei rifiuti, quindi allontanando ancora di più dai territori il livello di indirizzo e controllo, diventasse vero, cioè se veramente nascesse un ato unico regionale. A quel punto Ato Sud e quindi la provincia di Arezzo non avrebbero più possibilità di contrattare prezzi e luoghi di conferimento e quindi diventerebbero quella che io ho sempre definito, che non vorrei mai che diventasse, la Toscana Sud diventa la pattumiera della Toscana. Questo a dire che il disegno che non ha funzionato, per venire alla sua domanda, è il disegno regionale. La nostra regione ha sbagliato a fare la legge regionale sulla sanità, ha sbagliato a fare la legge regionale sui rifiuti, ha sbagliato a gestire il sistema Toscana con le ATO e ha sbagliato anche perché il territorio non è non ha infrastrutture sufficienti per garantire la corretta mobilità in un caso dei medici e nell'altro dei pazienti, ad esempio per andare al caso. Della... Sì, però ecco, lei, per esempio, sì. Non se la fa una critica. Per non a me? Essere, no, sì, le chiedo. Per anche non essere no. Riuscito a, almeno nella Camera di Commercio, avere il presidente Aretino, perché anche quella, parliamoci chiaro, è vero che la sede è qui, ma la sede è un immobile, quello che conta sono le persone. Anche se cioè, l'attuale presidente mi sembra in gamba. Insomma. Ma non, io non è un giudizio sul presidente. Allora, no, io non ma, possiamo... voglio dire... sì, però... Non confondiamo le persone coi ruoli. Il ruolo comunque sia è un ruolo di area vasta, cioè deve essere un soggetto che risponde a 3 province. Anche lì c'è, anche se non scritta, una sorta di rotazione. Ora sulla Camera di Commercio, oltretutto la Camera di Commercio lavora su, vedi anche lei ha tirato fuori un altro tema, la Camera di Commercio lavora su 2 sole province, Arezzo e Siena, perché Grosseto si è già organizzata con Livorno. E quindi questi ambiti non sono omogenei, non parliamo mai la stessa lingua. Quindi Arezzo ha perso la presidenza pur avendo la sede. Poco importa, il presidente Guasconi non ci farà mai mancare il suo supporto. Lui è presidente per me, per Arezzo, come presidente per Siena. Quello che non funziona è aver eliminato l'ambito provinciale. Ma se andiamo a vedere perché è stato eliminato l'ambito provinciale dai rifiuti, dalla sanità, dai corpi intermedi, è perché si è tentato di propalare questo accorpamento come un sistema per efficientare il sistema. Ma insomma, dice, deve costare di meno. Centrodestra anche in regione, lei sarà il sindaco d'Arezzo.
Si può cambiare tutto questo oppure allora, insomma, occorre nel 2030 ce lo riportiamo al centro. Allora, dal punto di vista dei numeri va bene così. No, dal punto di vista dei numeri Arezzo lo è già. Ha il distretto industriale più importante, ha il... Però il presidente, vi dico, è di Siena. Sì, il presidente di Siena, ma questo non rileva. Quello che rileva è che il meccanismo non funziona. Non è che perché il presidente è di Siena il meccanismo non funziona. Il meccanismo non funziona perché l'organismo è troppo grande, risponde a un'entità territoriale troppo vasta. Quindi se io dovessi improntare una politica regionale, la impronterei a una completa rivisitazione del modello sanitario, del modello impiantistico legato alla spazzatura, al modello dell'acqua. Non per ricreare gli orti e gli orticelli, ma per ridare significato agli organismi provinciali che purtroppo l'hanno perso. Quindi Arezzo nel 2030, se i miei concittadini continuano a essere così vivaci come sono adesso, tornerà ad essere anche formalmente il soggetto che detta le leggi dell'economia della Toscana meridionale. Perché non c'è storia, abbiamo quasi 100.000 abitanti, abbiamo il distretto orafo più importante d'Europa, abbiamo una capacità adattativa alle modifiche che il mercato internazionale ci pone, che altri hanno dimostrato di non avere. Quindi siamo destinati a essere anche nella Toscana meridionale punto di riferimento. Ci dobbiamo fermare e torniamo subito. Ultima parte della nostra trasmissione, Piero, volevi chiedere qualcosa? Sì, cioè io appunto sempre legato al discorso di queste ATO, quindi ecco che sono appunto ritenute, anche più volte anche noi ne abbiamo parlato, di cose molto molto dispersive, molto appunto lontane dal territorio, quindi ecco. Però ecco, quello che a me sembra è anche che là dove è andato a in qualche modo a interferire la destra, praticamente i risultati, o perché ormai il discorso di questi sistemi era incancrenito, non mi sembra che siano stati ottenuti risultati anche da parte di chi si opponeva, da parte dell'opposizione. E quindi ecco, io dico che onestamente certe volte, avendo fatto parte anch'io del Consiglio della Camera di Commercio, ci siamo trovati a essere soli, nel senso che non la parte politica interferiva solamente al momento in cui c'era da stabilire i comandi. Ecco, quindi, allora, io dico, secondo quello che io penso, è che Arezzo, per il valore che ha, per le cose che ha, merita di più. E quindi, ecco, io questo invito appunto il sindaco che si è ricandidato a essere ancora un po' più, battagliero sulle cose appunto che difendano il nostro territorio e le nostre realtà, che tante ne abbiamo. A fare di più non si sbaglia mai. Sì. Però guardiamo anche a quello che si è fatto. Cioè, questa amministrazione, rispetto alla capacità dialettica con la Regione Toscana, ha più volte, in più occasioni, rappresentato i propri disagi. Una per tutte, lui l'aveva citato prima e non ha avuto il tempo di rispondergli. Arezzo Fiere Congressi. Ma la vogliamo raccontare la storia di Arezzo Fiere Congressi? Qual è? Ci vorrebbe tutta la sera. Ma da Arezzo Fiere Congressi siamo usciti da una situazione di impasse, o meglio, ci siamo ancora dentro, ma si è intravisto la strada per poterne uscire, grazie alla presa di posizione, me ne vorrete dare atto, che questo sindaco ha avuto costantemente nei confronti del management di quell'azienda. Management che fino a un certo punto è stato, e lo sapete tutti, sostenuto da Regione Toscana. Poi, quando si sono accorti che ormai si stavano bruciando le mani a tenere sto cerino in mano, hanno deciso che bisognava cambiare tutto e finalmente sono venuti sulle posizioni che io da anni sostenevo dovessero essere assunte, cioè quella di riformare questa società, di rimettere saldamente in mano alla parte pubblica il management
e di fare in modo che venisse, e questo ancora non è avvenuto, ma sappiamo che dovrà avvenire, mettere in mano a un professionista la scelta di quello che è il cammino futuro per fare di Arezzo un polo espositivo, un polo congressuale di primaria importanza, pur con le dimensioni della nostra piccola struttura, perché guardiamo bene, Arezzo Fiere Congressi rispetto alle Fiere di Vicenza è molto più piccola, rispetto a Fiere di Firenze è molto più piccola, ma ha una sua specificità, le fiere orafe che sono state affittate a un soggetto terzo, questo grazie alla scelta che un'amministrazione nella quale io conto per il 12% ha deciso di fare. Qualche cosa sta cambiando. Tra l'altro, parentesi, fa piacere di dirlo e siete tutti invitati, anche se è dedicata ai sindaci, l'Assemblea Nazionale ANCI 2019 si svolgerà ad Arezzo Fiere Congressi. Mattarella, presidente Mattarella. Con il presidente Mattarella che presenzierà la cerimonia inaugurale ed elettiva dell'Assemblea di tutti i comuni d'Italia. Previsti 1.500 delegati, quindi per tre giorni, 19, 20 e 21 di novembre, Arezzo verrà popolata dai sindaci di mezza Italia. Questo è un risultato che siamo riusciti a ottenere, ma anche grazie all'esistenza ancora in vita di Arezzo Fiere Congressi. Quindi non è vero che questo sindaco ha battuto poco i pugni sul tavolo. Li ha battuti, ma poi alla fine ha fatto quello che secondo me ogni buon sindaco deve fare, che non è quello di protestare e basta, ma è quello di rimboccarsi le maniche, e io me le rimbocco tutte le mattine, e fare un lavoro che forse non gli spetterebbe di fare, che forse altri dovrebbero fare, ma lo facciamo per portare a casa il risultato. Tre domande per concludere. Intanto abbiamo citato all'inizio che era doveroso il maltempo, l'alluvione, tutto quello che c'è stato. Anche lì ci sono state appunto polemiche per presunti mancati interventi, no, sul Valtina e via dicendo. Che risposte può dare l'amministrazione? È nato adesso, non abbiamo il tempo di vederlo, ma è nato anche un nuovo comitato spontaneo della zona di Via Romana, che è una delle zone, no, che da sempre soffre purtroppo, no, queste alluvioni, ma ci sono insomma diverse zone che per problemi che non derivano certo da adesso, ma che vanno indietro nel tempo, vanno sott'acqua. Ecco, rispetto alle altre amministrazioni, le cui mancanze, no, diciamo, le abbiamo viste, questa amministrazione che cosa può fare? Allora, ha cominciato da un punto che nel momento in cui si è presentato per due volte consecutive è parso più grave di altri, che è stato l'asse di Viale Santa Margherita, sul quale è stato impostato, se non altro, il progetto del raddoppio di un collettore fognario che allontana dalla città e porta direttamente al fosso del Gavardello le acque di quella parte che normalmente era diciamo, destinata ad allagarsi. Altrettanto dicasi per Antria, dove il problema è stato risolto. Ci sono anche altre zone della città nelle quali l'amministrazione, come dire, ha fatto da incentivo nei confronti dei soggetti che sono titolati a risolvere quel tipo di problema, che è il reticolo superficiale, aggiornando progetti che non erano aggiornati e individuando soluzioni spesso insieme, a braccetto, con gli enti che se ne devono occupare. Altro tema è quello legato alle fognature, fognatura urbana, ed è il problema di Via Romana. Via Romana è andata sott'acqua per un'acquazzone che ha cimentato il sistema fognario ormai palesemente insufficiente in un certo numero di punti. Anche su questo io ho ricevuto i delegati del comitato e ci siamo chiariti, cioè l'amministrazione comunale mette in pista un insieme a Nove Acque, che è titolata in parte a risolvere quel problema, perché il sistema fognario aretino ancora oggi è di tipo misto, quindi porta le acque bianche e le acque nere, insieme a loro trovare il modo per risolvere alcuni punti, diciamo, topici di quella zona, perché c'è un basso topografico dove l'acqua, qualunque cosa succeda, porta all'innalzamento del livello sulla strada e quindi all'allagamento dei fondi delle case limitrofe. È un problema vecchio, cioè la città è cresciuta in maniera poco ordinata per quello che attiene il sistema fognario. Non è pensabile di rifarlo ex novo, si tratta di stappare alcuni punti dai quali l'acqua possa defluire e mantenere per certi eventi i livelli dentro le fognature e non al di fuori di esse. Va da sé che gli eventi eccezionali, e questo è stato l'evento che ha un tempo di ritorno, se non ricordo male, stimato di 500 anni di fine luglio, di fronte a eventi di quel tipo non possiamo fare nulla.
nel senso che l'evento straordinario non sta dentro i fossi, non sta dentro le fogne e dobbiamo purtroppo prendercelo per quello che viene. Ma per eventi con tempo di ritorno più basso, come è quello di fine agosto, al quale purtroppo abbiamo assistito in Via Romana, si può reagire con un efficientamento localizzato e di questo si sta occupando l'assessore all'ambiente, che è l'ingegner Sacchetti, insieme a Nove Acque. Un'altra domanda politica, anche qui si è letto che Forza Italia avrebbe chiesto la testa dell'assessore Tanti, che nel frattempo ha lasciato Forza Italia per il movimento di Toti. È questa che è la richiesta che è arrivata al sindaco, e che cosa risponde il sindaco a questa richiesta? Siccome la domanda gliel'hanno fatta i consiglieri di Forza Italia insieme al coordinatore provinciale del partito, risponderò ai consiglieri di Forza Italia e il coordinatore provinciale di quel partito. Risponderò correttamente, è una richiesta che capisco mi sia stata fatta, non prefiguro quale sarà il punto di caduta perché ho delle mie idee ma mi devo confrontare con loro, non ne ho parlato nemmeno con il coordinatore provinciale Bernardo Mennini, col quale mi sono visto per altri motivi, ci siamo ripromessi comunque di vedersi insieme al gruppo e definire questa vicenda, che è una vicenda incidentale rispetto a un percorso nel quale Forza Italia non mi ha mai fatto mancare il proprio appoggio, è una forza di maggioranza, le posizioni di Angelo Rossi sono le posizioni di Angelo Rossi, il partito ha chiarito in più di un'occasione che le posizioni del consigliere sono le posizioni del consigliere Angelo Rossi e non quelle del partito, quindi io mi sento ancora oggi supportato dalla totalità dei partiti che hanno contribuito alla mia elezione nel 2015. Tra l'altro Angelo Rossi con Mari Cornacchini hanno dato vita ad Arezzo nel cuore, che sarà anche una lista alle elezioni, teme di essere insidiato nei consensi da una lista di questo tipo? Assolutamente no, se Angelo Rossi si preparerà come candidato a sindaco se la dovrà vedere con il candidato a sindaco dell'intero centrodestra, anche perché lui ha detto con molta chiarezza e con una diciamo verve istrionica che gli è propria, che a domanda risponde, ma dice la lista si colloca nel centro-destra o nel centro-sinistra? E lui ha detto non lo so, decideranno i partecipanti, quindi siccome non sappiamo da che parte sta, potremmo avere anche un candidato a sindaco della lista civica Arezzo del Cuore che sta col centro-sinistra, che ne sappiamo. Piero, veloce? Sì, in chiusura appunto della trasmissione voglio ricordare un amico che è Edoardo Carrai, certo. Un amico e un collaboratore di Arezzo TV. E oggi ha avuto il funerale della mamma, quindi che è morta purtroppo, e quindi noi esprimiamo tutte le condoglianze al nostro collega, glielo faremo anche direttamente personalmente, però ecco, glielo vogliamo fare anche così pubblicamente perché effettivamente lo merita. Perché unisco anch'io come sindaco, anche perché Edoardo è un mio compagno di liceo, quindi si è fatto la prima liceo classico insieme. Poi io sono partito per gli Stati Uniti e quando sono tornato non ci siamo ritrovati perché lui aveva cambiato corso. Quindi ecco. Tante condoglianze a Edoardo, sì, anche perché un grosso abbraccio. Un grande abbraccio anche veramente tanto. Con affetto, anche perché è proprio lui che tra l'altro non spesso segue gli eventi della cultura noi e lo fa davvero con una grande... Ha fatto il liceo classico con me, persona di valore. Allora, in chiusura facciamo un po' di gossip. Quando si sposa il sindaco? La gente vuole sapere questo. Non il 12. Non gliene frega mica niente dei Coingas. No, nemmeno il 18. Non il 12 di ottobre, come un giornale ha scritto. Era una data che era venuta così per ricordare la scoperta dell'America, visto che la mia futura sposa è americana. Non è il 12, ve lo diremo congiuntamente, ancora la data non l'abbiamo decisa, ci sono varie cose da sistemare, c'è una presenza che ci aspettiamo cospicua da parte degli amici di Margeri che però devono venire da di là dall'oceano, quindi c'è da organizzare tutta una certa serie anche di ospitalità, quindi per ora non lo sappiamo, penso quanto prima. Prima della fine dell'anno? Non glielo so dire, dai, non fare. Però. Sarei indelicato. Lo devo chiedere a lei. Ancora non l'hanno stabilito la data. Bravo. Ecco, non so se è più difficile il colloquio con Forza Italia o decidere la data. No. Grazie. A voi. Grazie al sindaco Ghinelli, grazie a Fabio Mori, a Piero Franchini, grazie a Davide Faltoni. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.